tutto come non previsto. La Lega Pro sale a 61 squadre, mancando ancora la cifra tonda che nelle intenzioni delle istituzioni del calcio era il numero massimo da inserire nella terza serie nazionale. Ieri infatti il collegio di garanzia del CONI ha riaffermato il diritto di Bisceglie e Audace Cerignola a disputare il prossimo campionato di Serie C, nonostante in prima istanza la richiesta di iscrizione delle due formazioni pugliesi fosse stata rigettata per problemi con i rispettivi impianti di gioco. Nel frattempo però, tra riammissioni e ripescaggi, la lista delle compagini partecipanti era già arrivata a quota 59, ad un passo davvero dal chiudere il cerchio con tre raggruppamenti da 20 ciascuno. L'esclusione del Palermo dal prossimo campionato di Serie B e la riammissione del Venezia al suo posto non erano stati gli unici verdetti emessi dal Consiglio federale della FIGC. Uno degli organi della federazione si era infatti espresso anche sulla definizione della Serie C 2019-2020. Il Consiglio aveva riammesso Virtus Vecon Verona, Fano e Paganese, oltre a ripescare Modena e Reggio Audace al posto di Foggia e Arzachena, costrette a ripartire dalle serie minori. La decisione dell'ultimo organo di giustizia sportiva pone invece adesso il girone C, in cui c'è il Teramo e nelle quali Bisceglie e Cerignola sono state di fatto reinserite, ad una quota superiore di partecipanti rispetto agli altri raggruppamenti. Ieri intanto la gioia delle due piazze, che ritrovano il professionismo in attesa delle motivazioni di una sentenza che ora porrà degli interrogativi, partendo dal presupposto che le formazioni riammesse non possono essere ulteriormente ricacciate nel dilettantismo, pena ulteriori ricorsi che bloccherebbero la partenza dei campionati. Ci si troverà nella posizione di una Lega che aveva chiesto e sbandierato un pugno di ferro, che tuttavia però, al netto delle defiance volontarie di chi non si è iscritto, non ha retto alla prova della giustizia sportiva. Il diavolo dunque corre il rischio di giocare 40 partite in un torneo che torna a squadre dispari, avrà sempre il turno di riposo, ma tantissimi turni infrasettimanali per stare al passo con le altre, che di giornate ne disputeranno solo 38. A meno che non ci sia qualche addio in corso d'opera, che però allo stato attuale non sembra dietro l'angolo. Insomma, non è un'estate rovente come le ultime, ma ancora una volta gli organi di giustizia sono costretti ad operare scelte che indirettamente scrivono la composizione nei futuri tornei di calcio.